e libero quando è ancora possibile discriminare, emarginare, condannare persone che abbiano diverse identità di genere, diverso orientamento sessuale, diverso colore, diversa provenienza etnica. È inaccettabile morire di omofobia. Lascio la parola a Sua Eccellenza l'ambasciatore del Cile, ci aiuterà Michele Molli nella Intento parlare l'italiano e leggere, no? Scuse per l'italiano. Signor Presidente, Archigay, o signor Presidente di Aguido, dottoressa Rita Santis, autorità, rappresentante degli Stati Uniti, signora membro del Parlamento italiano, signore e signori, signor Salute, grazie per la sua presenza qui. Sono veramente molto grato allora di partecipare a questo omaggio ad Daniel Samudio, organizzata dal Movimento Arcigay. Daniel Samudio è stato brutalmente assassinato da una banda omofobica. È stato vittima dell'intolleranza, della discriminazione per il suo orientamento sessuale. Tutti i cileni condannano questo atto. Il presidente del Cile, Sebastián Piñera, nel suo rapporto dello Stato della Nazione, 21 di maggio, ha dichiarato in forma solenne che il sacrificio, attenzione, sacrificio, non una morte comune, sacrificio di Daniel Samudio ha gettato le basi per un futuro di tolleranza ed umanità che renderà migliore tutti i cileni. Credo che tutta l'umanità, in apporto di Daniel, come vittima della bestialità omofobica e di un sacrificio, valido per tutta l'umanità. E io credo che sa voce, la sua voce è una voce universale. Sua morte ha un significato universale. Il sacrificio di Samudio ha incentivato l'approvazione di una legge, il suo proposito è la promozione della tolleranza e la punizione della discriminazione e della violenza contro le minoranze di tutto, ogni tipo. Ringrazio per l'opportunità di partecipare in questa significativa cerimonia. Quiero agregar en español que para nuestro gobierno, nuestra sociedad civil, para esta embajada de Chile en Italia, Daniel Samudio es un signo de un cambio fundamental que va a significar un giro en la cultura de la ética social de nuestro país por la tolerancia y contra la discriminación. Muchas gracias.
Prima di lasciare la parola a Rita De Santis e ringraziare veramente l'ambasciatore per le bellissime parole, io saluto anche il Don Charniak, che è ministro argentino, che è qui e lo invito a... La prego, a sedersi con noi. Saluto il dottor Massimiliano Monnanni, che è direttore generale dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione della Presidenza del Consiglio. Prego, ministro. Allora, il ministro argentino dice: mi ha appena riferito una cosa che ignoravo io stesso e mi sento di accoglierla con un grandissimo applauso. C'è una mamma di un desaparecido di Plaza de Mayo. Raccogliesse il nostro abbraccio, perché qua.